Seta uguale a un mezzo meno i radice di 3 mezzi, quindi il numero è dato in forma cartesiana, e bisogna calcolare z alla 8 fattoriale meno 1. Ecco, sugli esponenti che potete trovare sulle dispense, quando si calcola una potenza di solito sono provocatoriamente grandi, va bene? Perché il ragionamento che bisogna fare non è tanto nel calcolare a decimillesima potenza il numero complesso facendo un prodotto alla volta, quanto a ragionare con gli angoli e individuare una periodicità. Va bene? Allora, intanto vediamo un po' come si può fare. Quindi qui è proibitivo farlo nella forma cartesiana perché 8 fattoriale è abbastanza grande, non grandissimo. Allora, quindi conviene prima convertire questo in forma esponenziale. Allora, prima di fare la conversione vi consiglio sempre di disegnarlo, il punto. Allora, diciamo il modulo, diciamo calcoliamolo, quello è facile. Allora dobbiamo fare un quarto più 3/4, quando fate il quadrato, e quindi qui viene 1. Questo ha modulo 1, quindi sta sulla circonferenza unitaria. E quindi vuol dire che anche questa potenza, siccome il modulo 1, dovrà stare, il risultato dovrà stare sulla circonferenza unitaria. Adesso dobbiamo capire un po' l'angolo dove starà. Allora vediamo un po' dove sta questo punto. Allora avete un mezzo, poi avete meno radice di 3 mezzi, quindi qui sotto, e qui bisogna aver ben presente alcuni valori delle funzioni trigonometriche per individuare che questo angolo qui è meno 60 gradi, o meglio, visto che dobbiamo sempre ragionare in termini di angoli in radianti, meno pi greco terzi. Va bene? E meno perché abbiamo deciso di misurarlo in senso opposto, va bene, al senso naturale. Uno volendo potrebbe anche misurarlo in quest'altro modo e otterrebbe 2 pi greco meno pi greco terzi. Sono tutti argomenti che vanno bene perché gli argomenti che differiscono per multiplo di 2 pi greco sono tutti equivalenti, individuano sempre la stessa direzione. Quindi questo numero complesso si scrive anche come 1 che moltiplica e alla i pi greco meno i pi greco terzi. Bene? Bene, adesso bisognerebbe moltiplicare per 8 fattoriale meno 1, e in particolare quello che un po' preoccupa è questo 8 fattoriale, va bene? Che è un numero grande. Però vediamo un po' di capire questo numero, cosa gli succede man mano che voi fate le potenze. Allora, per esempio, se facciamo z al quadrato, allora questo verrà e alla meno 2 pi greco terzi i, e quindi vorrà dire che l'angolo, invece di essere 60, sarà 120, quindi sarà qua, così. Quando fate z al cubo, cosa otterrete? Otterrete che l'angolo diventerà meno 180, quindi farà meno 1. Quindi z al cubo fa e alla meno 3 pi greco terzi i, quindi qua semplificate, viene meno pi greco i, e quindi meno pi greco i è un angolo appunto meno pi greco, quindi arrivate qui, la circonferenza è raggio 1, quindi questo è meno 1. Adesso facciamo gli esperimenti un po' così uno alla volta, però uno già guardando qui il denominatore 3 capisce che per poter ottenere un angolo giro, cosa deve fare? Deve cercare di moltiplicare, questo è il numero, deve, per ottenere qui 2 pi greco deve moltiplicare per 6. Se qui uno moltiplicasse per 6, che cosa otterrebbe? Otterrebbe il numero 1. Quindi man mano che fate le potenze ottenete vari numeri, però diciamo qui ci sarà sicuramente una periodicità, perché dopo aver moltiplicato per un numero intero opportuno ritornerete nella posizione iniziale. Basta determinare questo numero che vi permette di dedurre la periodicità di queste potenze. Quindi insomma, quando fate z alla sesta, quindi che cosa ottenete? Ottenete e alla meno i pi greco terzi per 6, quindi e alla meno i per 2 pi greco, che è come dire e alla meno i per 0, perché tutti i multipli di 2 pi greco non contano, e questo qui è il numero 1, va bene? Ok?
Ok, allora, quindi questo vuol dire che quando fate z alla sesta ottenete 1. Cosa succede se fate z alla 8 fattoriale? Beh, se fate z alla 8 fattoriale, 8 fattoriale non mi interessa sapere quanto fa, ma senz'altro 8 fattoriale è un multiplo intero di 6. 8 fattoriale sarebbe 8 per 7 per 6 per 5, 5 fattoriale, eh? C'è un 6 qui, ma non solo c'è quel 6, c'è anche un 3 per 2 in 5 fattoriale, insomma questo per vari motivi è un multiplo di 6, eh? 6 divide 8 fattoriale, va bene? Allora quindi cosa vuol dire questo? Che se faccio z alla 8 fattoriale, questo è come dire z alla sesta per ancora tutti gli altri numeri che mi sono rimasti. Ma se io faccio z alla sesta è 1, no? Z alla sesta è 1, quindi poi quando elevo 1 a un altro numero intero, che sarà quello che sarà, otterrò sempre 1. Quindi questo è sempre uguale a 1, va bene? Un altro modo di vedere la stessa cosa è che nel momento in cui avete che z alla sesta fa 1, tutti i multipli di 6 di un numero, se dovete calcolare la potenza, non servono. Quindi se voi fate z alla n, questo in realtà è uguale a z alla n modulo 6. Quello che importa è il resto della divisione per 6. Tutti i multipli di 6 non contano nulla, perché? Perché quando elevate alla sesta ottenete 1. Bene. Quindi quando avete queste potenze molto grandi, quello che bisogna capire è la periodicità, cioè questo numero, e poi effettuare la divisione e interessarsi solo del resto della divisione. Comunque qui resta la divisione 0 perché 8 fattoriale è un multiplo intero, quindi quel risultato fa 1. Quindi qui che cosa succede? Questo è z alla 8 fattoriale per z alla meno 1, z alla 8 fattoriale uguale a 1, quindi mi basta calcolare z alla meno 1. Bene. Allora, z alla meno 1, proviamo a calcolare z alla meno 1. Beh, diciamo, z è questo, eh? Quando fate la meno 1 potete fare un'operazione, diciamo, usare l'esponenziale esattamente come lo usavate per i numeri interi, per i numeri reali. Quando fate alla meno 1, elevate tutto questo alla meno 1 e quindi fate moltiplicate l'argomento per meno 1. Quindi questo ottenete 1 per e alla meno i pi greco terzi alla meno 1. Quando fate questo prodotto viene e alla i pi greco terzi. Va bene? Quindi questo è il risultato dell'operazione. Se l'esercizio richiede di scriverlo in forma cartesiana, adesso lo possiamo anche fare. Perché? Perché è alla i pi greco terzi, com'è rispetto al numero iniziale? Beh, è semplicemente la stessa posizione, è la stessa distanza dall'origine, solo che l'angolo è più 60 gradi. E quindi quale sarà la sua forma cartesiana? O utilizziamo le formule che avevo scritto lì, oppure basta che cambiamo qui il segno a questo, esattamente uguale. Un mezzo più i radice di 3. Va bene? Ecco, notate che, ecco, per esempio, diciamo, in generale, se avete un numero in forma esponenziale, quando fate z alla meno 1, questo ottenete 1 su z per e alla meno i, no? Quindi per fare calcolare il reciproco di un numero complesso basta fare il reciproco del modulo e cambiare segno all'argomento, no? Va bene, quindi questo è un esercizio, ce ne sono degli altri, cercate di farli senza guardare lo svolgimento e poi se avete difficoltà Allora, quindi abbiamo visto somma, prodotto, potenze. Adesso in realtà ci serve un'altra operazione, che è l'operazione forse più caratteristica per ora dei numeri complessi, per le cose che vedremo, cioè l'estrazione di radice. Allora, di che cosa si occupa questo problema? Allora, abbiamo visto che per esempio le potenze di i, se facciamo i alla n, i alla n in realtà ha solo 4 valori possibili. Allora sono 1, i, meno 1 e meno i.
quando li individuiamo nella circonferenza unitaria sono i punti che sono poi, diciamo, i vertici di un quadrato, va bene? Iscritto nella circonferenza di raggio 1. Come facciamo ad assegnare il risultato? Siccome qui la periodicità è 4, ogni 4 ottenete gli stessi valori, qui avete che IA n uguale a 1 quando n è uguale a 0 modulo 4. Ricordo che questo, tanto lo state vedendo adesso in algebra e logica, vuol dire il resto della divisione per 4 è uguale a 0. Quando avete due numeri uguali, due numeri interi uguali modulo qualcosa, vuol dire che se li dividete per questo numero qui, tenete lo stesso identico resto. Allora, questo sarà n uguale a 1 modulo 4, questo è uguale a 2 modulo 4, questo è uguale a 3 modulo 4. Ovviamente la divisione per 4 dà come resto solo 4 possibili risultati, che sono appunto 0, 1, 2, 3. Ecco, quindi questo è diciamo il risultato della potenza. Ma diciamo gli stessi numeri si potrebbero intendere anche in seguente modo. Se io, voglio fare, adesso ho avuto la lettera W perché così l'ho usata anche nelle dispense e mi serve Z per un'altra cosa. Comunque Z e W sono le lettere che di solito si usano per i numeri complessi. Allora, se voi fate W alla quarta uguale a 1, scrivete questa equazione cercandola nei numeri complessi, va bene? Anzi, vediamola prima nei numeri reali e poi nei numeri complessi e vediamo che cosa cambia. Allora, qui avete un polinomio di quarto grado, va bene? Se lo guardate così, W alla quarta meno 1 uguale a 0. Un polinomio di quarto grado uguagliato a 0. Allora, in generale, un polinomio di quarto grado uno si aspetta al massimo 4 soluzioni, no? E per i numeri reali, se guardiamo questa roba qui pensando a W uguale a R, qui sappiamo che le soluzioni sono solo 2, 1 e meno 1. Ma invece nei numeri complessi l'insieme è diventato più grande, è possibile che ce ne siano delle altre, e anzi queste che sono aggiunte, che sono in realtà non solo 1 e meno 1 ma anche i e meno i, fanno sì che la soluzione di questo polinomio, adesso visto nei complessi, ha esattamente 4 soluzioni pari esattamente al grado del polinomio. Anzi, tutta questa estensione ai numeri complessi è motivata proprio da questo problema. Se io ho un polinomio di grado n, voglio che ci siano n soluzioni, va bene? Non è che uno sente la mancanza delle soluzioni che mancano, ma se voi pensate anche a, diciamo, la spiegazione che avete visto ai superiori sul polinomio di secondo grado, no? Dove bisogna distinguere se z maggiore di 0 succede una cosa, se z minore di 0 succede un'altra. Insomma, la spiegazione è un po' faraginosa, no? Perché ci sono tutti questi casi da esaminare, e questo, insomma, in qualche modo un po' disturba, va bene? Allora, uno cerca di estendere un po' il concetto di numero per avere più regolarità e spiegare meglio perché ci sono tutte queste suddivisioni. Quindi, se uno guarda solo l'asse reale, becca due sole soluzioni. Quando allarga, diciamo, la vista anche a tutto il resto del piano, ce ne sono altre due. Quindi adesso quello che vorrei farvi vedere è come si trova in generale la soluzione di questo problema qui. Quindi io do z, fornisco z, voglio trovare tutti i w tali che elevati alla n diano z. Cioè, equivalente a dire, voglio trovare le radici ennesime di z. Va bene? Allora, in questo caso qui le quattro soluzioni sono queste. Adesso cerchiamo di capire qual è il procedimento che si segue in un caso più generale. Quindi il problema è, appunto, dato un polinomio di grado n un po' particolare, perché è solo la potenza di n uguagliata a un numero, vediamo come si fanno a estrarre tutte le radici ennesime. Allora, possiamo fare così. Allora, scriviamo intanto i numeri in forma esponenziale. Allora, z sarà z che moltiplica e alla i t. Per w usiamo il modulo di w, poi dobbiamo usare un'altra lettera per argomento, mettiamo una phi. Questo numero è elevato alla n, quindi
Allora, attenzione, questi qua sono noti, bisogna trovare W, il modulo di W e l'argomento φ. Va bene, queste sono le incognite. Allora, quando sviluppate qui, cosa ottenete? Ottenete W alla n per E i φ per n, perché quando fate la potenza questo si fa il prodotto con questo, questo deve essere uguale a Z. Allora, quando è che due numeri complessi sono uguali quando sono scritti in forma esponenziale? Allora, sulla distanza dall'origine deve essere la stessa, la distanza dall'origine è data dal modulo, quindi da questa equazione, che è un'equazione tra numeri complessi, si deduce un sistema di equazioni che invece sono sui numeri reali. Allora, questo deve essere uguale a questo, quindi W alla n deve essere uguale al modulo di Z. E poi anche gli angoli devono essere uguali. Ecco, su questa uguaglianza però c'è sempre il problema dell'indeterminazione a meno di multiplo di 2π greco. Quindi non basta prendere un generico teta, un generico argomento di z, bisogna prendere tutti quanti, tutti i possibili argomenti di z. Quindi quando scriviamo qui l'uguaglianza scriviamo φ per n uguale a teta più 2kπ greco con k appartenente a z. Va bene? Se non facciamo così, anche senza sostituire i numeri, se non facessimo così, nel momento in cui fissiamo n, fissiamo questo numero, determineremo un solo φ, va bene? Invece abbiamo già visto che questo problema ha molteplici soluzioni, anche, ha n soluzioni. Quindi per tirare fuori questa molteplicità bisogna tenere un parametro di riferimento. Bene, allora vediamo un po' quanto vale W. Devo però continuare da questa parte. Quindi il modulo di W è uguale alla radice ennesima del modulo di Z. Attenzione, qui adesso sto usando la radice ennesima però di un numero reale, quindi non è che sto spiegando la radice ennesima dei numeri complessi utilizzando la radice ennesima dei numeri complessi. Questa è la vecchia radice ennesima dei numeri reali, anzi questo è un numero positivo e quindi quando fate la radice ennesima di un numero reale positivo tenete un valore, va bene? Qui è inteso solo il valore positivo di questa radice ennesima, anche perché questo deve essere maggiore o uguale a 0, quindi non ci sono problemi. Ecco, invece sull'angolo invece abbiamo φ, allora dobbiamo solo dividere per n, e quindi abbiamo teta n più 2k pi greco diviso n. Ecco, allora, questo ne abbiamo ottenuto uno solo di valore. Qui invece, siccome dipende da k e k appartiene a z, i valori potrebbero sembrare infiniti, ma in realtà la ciclicità avviene proprio sugli angoli e in realtà non per tutti i valori di k avete sempre diversi valori di φ. Perché? Perché man mano che voi date i valori qui a k, a un certo punto ritorneranno gli stessi valori che avevate prima. Come fate ad accorgere? Per esempio, quando mettete qui k uguale a 0, avrete teta su n. Quando qui mettete, per esempio, k uguale a n, che è un altro numero intero, nn si semplificherà, e quindi avrete teta su n più 2π greco. Allora, è l'angolo che avevo prima più un angolo giro. Sono ritornato nella stessa posizione, quindi quello non è un angolo nuovo. Quali sono gli angoli effettivamente diversi? Sono gli angoli che voi ottenete facendo scorrere l'indice k da 0 fino ad arrivare a n-1, perché nel momento in cui arrivate a n ritornate al valore iniziale, poi per n uguale, per k uguale a n più 1 ritroverete quello corrispondente a 1 e così via. Quindi le radici ennesime sono date da un'unica distanza dall'origine, che la radice ennesima è la distanza dall'origine del punto iniziale, e poi da un certo numero di angoli, sono n angoli, n perché parte da 0 fino ad arrivare a n-1, questi sono, diciamo così, n valori. Bene? E tutti questi n valori vi danno tutte le possibili radici ennesime. E siccome gli angoli hanno tutti quanti, sono diversi l'uno da quello consecutivo di teta n, tutti questi punti, se voi li disegnate, sono iscritti in questa circonferenza e inoltre, essendo questi angoli regolari, sono i punti, sono i vertici di un poligono regolare. Di quanti lati? Di n lati, a seconda della radice. Adesso
Questa è, diciamo, la spiegazione teorica. Adesso rivediamola in questo caso, così associamo a phi teta doppio z dei numeri espliciti. Quindi proviamo a rifare lo stesso ragionamento partendo dal problema doppio alla quarta uguale a, abbiamo detto che qui, diciamo, i alla quarta uguale a 1, doppio alla quarta uguale a 1. Allora proviamo a, supponiamo di non sapere che diciamo ci sono queste soluzioni a questo problema, va bene? Vediamo un po' se questo algoritmo permette di riottenere questi valori. Allora, supponiamo quindi di voler trovare tutte le radici ennesime, tutte le radici quarte dell'unità, va bene? Di 1. Ci aspettiamo quattro valori diversi. Quali sono questi quattro valori? Allora, uno cosa fa? Prima scrive questo in forma esponenziale, esattamente come lì, quindi verrà 1 per e alla i 0, no? Perché questo è, diciamo, il numero reale 1, quindi l'argomento è 0. Poi cosa fa? Poi segue queste istruzioni e quindi scopre che w dovrà essere la radice quarta di 1, che è 1. E poi sugli angoli invece, gli angoli dovranno essere uguali a teta, cioè 0, 0 su 4, più, più che cosa? 2 pi greco k diviso n, cioè 4. E qui k lo devo far variare per 0, 1, 2 e 3. Va bene, allora vediamo un po' che cosa otteniamo. Allora, qui abbiamo ottenuto 1, qui se svolgiamo che cosa otteniamo? Qui viene il greco mezzi, e quindi i numeri che otteniamo quali sono? I fi che otteniamo? Otteniamo fi 0 che è uguale a 0, poi otteniamo fi, allora qui semplifichiamo, fi 1 sarà pi greco mezzi, fi 2 è pi greco, e fi 3 e 3 mezzi pi greco. Questi sono diciamo gli angoli, questa è la distanza d'origine, quindi a questi corrispondono dei numeri che sono e alla i pi 0, cioè 1, questo è e alla i pi 1, cioè e alla i pi greco mezzi, allora e alla i pi greco mezzi vuol dire distanza 1, angolo 90 gradi, quindi questo è i. Questo qui è e alla i fi 2, quindi questo sarebbe e alla i pi greco, distanza 1 dall'origine però angolo pi greco, quindi questo è meno 1. E poi c'è e alla i fi 3, qui mi raccomando ci sarebbe anche l'1 del modulo. E alla i fi 3, 3 pi greco mezzi, quindi vuol dire che sta sotto con angolo meno 90 gradi, e quindi questo è meno 1. Bene? Quindi per ottenere la radice ennesima cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto il numero in forma esponenziale, poi abbiamo fatto questo ragionamento qui, e poi una volta che abbiamo trovato gli n numeri li riscriviamo se possibile in forma cartesiana, se è il problema. Facciamo un altro esempio. Allora, proviamo a trovare le radici terze dell'unità. Allora, se cerchiamo di risolvere questo problema sui numeri reali, cioè quello che dovremmo dire è disegnare w al cubo, se w è reale, se w fosse reale avrei un'unica soluzione, 1, bene, e mi accontenterei di quella. Mentre invece i numeri complessi saltano fuori altre due soluzioni, vediamo un po' quali sono e come si ottiene. Allora, qui facciamo esattamente come prima, quindi qui è alla i0 per 1, e
quindi poi quando scriviamo le radici ennesime, cosa dobbiamo fare? Allora, il modulo sarà la radice terza di 1, la distanza, quindi questo è 1. Invece gli angoli come saranno? Allora, gli angoli, devo riguardare la formula che ho cancellato, I, allora è 0 diviso 3, per adesso qui c'è 0, quindi scrivo così, ma quando sarà diverso da 0 sarà significativo. E poi qui avrete più 2k pi greco diviso 3. E qui k come lo farete variare? Allora farete variare k, 0, 1 e 2, ci sono tre i valori. Allora, quando assegnate il valore 0 ottenete, quindi diciamo w0, otterrete che cosa? Proprio 1 per e alla i 0, cioè esattamente 1. Cioè, il numero che avevate anche quando facevate i calcoli nei numeri reali. Poi invece ci sono anche le altre due. Le altre due sono W1 uguale a 1 per E. Allora vediamo un po', se metto 1 qui verrebbe 2 pi greco terzi. I. Allora 2 pi greco terzi, facciamo qui un disegno. Allora sono tutte sulla circonferenza unitaria, quindi non è un problema tanto di modulo quanto di angoli. Allora una soluzione è questa. Però un'altra ce l'abbiamo per 2 pi greco terzi, 120 gradi sarebbe quindi 90 più 30, quindi diciamo qui, questo sarebbe W1, questo è W0, e poi abbiamo W2, e W2 sarà 1 che moltiplica E alla, devo mettere qui dentro 2, quindi 4 pi greco terzi, che diciamo 4 pi greco terzi sarebbe 240, o se volete anche meno 120, eh? Questo è anche come dire E alla meno 2 pi greco terzi. Attenzione, quello che ottenete qui mettendo k uguale a 2, in realtà diciamo potete sostituire qualunque cosa sia uguale a 2 modulo 3, anche meno 1 è uguale a 2 modulo 3, quindi se voi qui al posto di 2 mettete meno 1, va bene lo stesso, infatti se mettete meno 1 ottenete esattamente questo, eh? Quindi per ottenere i diciamo i diverse radici potete dare 0, 1, 2, ma potete dare in maniera equivalente, basta che date n numeri consecutivi, quindi si poteva anche fare, invece di dare questi valori, dare i valori 0, meno 1, 0, 1, avreste sempre ottenuto 3 punti. Allora l'altro è qui sotto. Bene, 4 pi greco terzi sarebbe quest'angolo qui, se lo scrivete come meno 2 pi greco terzi è quest'angolo qua, è 1. Bene? Proviamo a vedere questo esercizio. Il problema è dove sono posizionati questi punti. Allora, quindi prima cosa facciamo adesso, scriviamo questa in forma esponenziale, il modulo di 2i è 2, quindi 2, e poi invece in forma esponenziale l'angolo, beh, cioè l'angolo è lo stesso di i, perché 2i diciamo è un po' più in alto, quindi è e alla i pi greco netto. Quindi proviamo a disegnarlo. Dunque, attenzione, prima la circonferenza che facevo era di raggio 1, va bene? Adesso la circonferenza che faccio qui è raggio 2, bene, perché voglio metterci questo punto qua. Allora, questo è il punto 2i, va bene? Dove stanno le radici quinte? Allora, le radici quinte qui non stanno sulla stessa circonferenza, perché? Perché quando comincio a calcolare W e comincio dal suo modulo, so che questo adesso è la radice quinta del modulo di questo, quindi la radice quinta di 2, eh? Prima avevamo 1, veniva lo stesso identico numero, adesso abbiamo la radice quinta di 2. La radice quinta di 2 è più piccola di 2, va bene? Se il numero è più grande di 1, la radice ennesima è più piccola del numero iniziale, viceversa accade quando il numero è più piccolo il modulo di 1, se fate le radici ennesime vi allontanate, quindi è una circonferenza un po' più piccola, diciamo, non so, questa,
Quindi le radici quinte non stanno su questa circonferenza, ma stanno su una circonferenza un po' più piccola. E poi per quanto riguarda invece gli angoli avevamo, allora come si fa a ricordarsi quella formula che ho cancellato? Allora si prende l'argomento di questo, e intanto quello lo si divide per 5, perché prendere le radici quinte è come elevare tutto alla 1 quinto, e elevare alla 1 quinto vuol dire prendere il modulo e dividerlo per 5, quindi se qui il modulo era pi greco mezzi, adesso diventerà pi greco decimi. E poi ci sono quelle cose da aggiungere. Le cose da aggiungere sono fatte in maniera tale che devono venire fuori 5 valori, va bene? E questi 5 valori devono essere poi, diciamo, quelle disegnate, i vertici di un pentagono regolare. Allora bisogna dividere l'angolo giro in 5 parti. Quindi qui ci mettete poi più k che moltiplica 2 pi greco quinti. E questo vi dice ogni volta di quanto dovete ruotare per... Adesso, di questi angoli qui, è chiaro che se uno poi vuole i numeri in forma cartesiana, avrebbe questi angoli qui da doverci fare il coseno e il seno. Non è che non si può fare, si possono lasciare indicati se non sono angoli semplici, va bene? Quindi qui alla fine le singole diciamo soluzioni le potete anche scrivere in questo modo. E qui specificate che k va da 0, 1, 2, 3 e 4. Quindi quando possibile uno trova anche la forma cartesiana, se no lo lascia indicato. Se uno vuole disegnare questa cosa qui, almeno approssimativamente, cosa fa? Allora, questa è pi greco mezzi, dovrebbe dividere questa roba qua per 5, che ne so, magari sarà qua, questo è il primo, questo sarebbe W0. L'argomento non va a i. L'argomento, scusa? L'argomento di k va a i. Ah sì, cioè, qui c'è una i. La i bisogna metterla sempre. È vero che l'informazione, diciamo, è l'angolo, però la i bisogna metterla. Allora, quindi questo è il primo, e poi gli altri come si mettono? Beh, diciamo, devo adesso metterli in maniera tale che venga un pentagono regolare. Dunque, vediamo un po', qui ho fatto il disegno, volevo vedere se tornava. Ok, quindi questo è, ecco, poi diciamo quello che viene dopo sarebbe per k uguale a 1, vediamo un po', pi greco decimi più 2 pi greco quinti, e quindi questo sarebbe, diciamo, 4, quindi 5 pi greco su 10, quindi pi greco mezzi. Quindi in realtà, diciamo, quello che viene dopo, l'angolo, potete calcolare esattamente, questo è quello che succede per k uguale a 1, calcolando solo l'angolo, è pi greco mezzi, quindi è questo qua. Questo qui è w1. Quindi se volete calcolare l'angolo esattamente ce l'avete qui. Poi gli altri adesso li disegno un po' a occhio. E sono uno qui. Bene? Quindi in realtà, diciamo, per determinare la radice ennesima basta trovare una delle soluzioni e poi completare il pentagono. Va bene? Ecco, per esempio, tra tutte queste radici qui forse la più, diciamo, quella che, di cui si può scrivere la forma cartesiana è questa qua, no? Che sta proprio sull'asse immaginario, visto che qui è venuto pi greco mezzi. Vogliamo scrivere W1? W1 sarà la radice quinta di 2 per i. Vogliamo verificare che questa è veramente una radice quinta di i? Basta elevare alla quinta, se il risultato viene 2i, allora è uno di quei punti. Se questo lo alleviamo alla quinta, che cosa succede? Quando alleviamo alla quinta, qui ottenete 2, e quando fate i alla quinta, dovete fare i alla 5 modulo 4, 5 modulo 4 è 1, quindi i alla 1 è i, e quindi riottenete 2. Bene? Tutti gli altri non occorre metterli in forma cartesiana, anche se lì ci sono gli angoli.
Allora, quando uno segue una spiegazione sulle radici ennesime, non deve pensare che ogni volta che c'è un esercizio che ha a che fare con le radici ennesime, uno debba seguire tutti i passi d'algoritmo per il calcolo delle radici ennesime. Deve sempre ragionare per capire cos'è che viene chiesto. Spesso quello che viene chiesto non è una roba in più, ma una roba in meno. Quindi, alle volte, le difficoltà sono quelle di evitare di fare certe cose piuttosto che farlo. Allora, faccio questo esempio che sconvolse abbastanza, diciamo, gli studenti di allora. Allora, qui c'è un insieme, eh? Questo insieme intanto bisogna individuare da quanti punti è formato. Allora, questo insieme, anche senza sapere esattamente quali punti sono, è formato da 4 punti, perché la teoria che vi ho appena detto dice che quando dovete risolvere un'equazione del tipo, adesso non c'è più W, c'è Z, ma quando avete Z alla N uguale a un numero complesso, se questo numero complesso è diverso da 0, uguale a 0, avete solo 0, se è diverso da 0 ci sono N soluzioni, qui ci sono 4 soluzioni, questo insieme contiene 4 punti. E un'altra cosa che potete dire con certezza è che questi 4 punti sono i vertici di un quadrato. E questi vertici di un quadrato sono i vertici di un quadrato centrato nell'origine. Va bene? Quello che è quello che potete dire direttamente senza fare ancora nessun calcolo. Allora, l'esercizio chiedeva di trovare l'area di questo quadrato. Va bene? L'area di un quadrato. Allora, vediamo un po' di capire com'è fatta l'area di questo quadrato. Allora, la difficoltà qui è che il numero che di partenza, bene, non è un numero buono come tutti gli altri di cui dovete, potete scrivere l'argomento esplicitamente, ma comunque l'argomento c'è, non so quant'è, ma sarà 1 più 2i, 1 più 2i è un numero che sta questo qui, poi è ancora moltiplicato, dovete stare zitti perché sennò registra, poi dicono tavola rasa non sa mantenere l'ordine, che in parte è vero, diciamo. In parte è vero perché io non mi impongo, non mi impongo perché non mi posso imporre, che non ho gli strumenti, clave, pistola, poi bisogna fare tutto un taglio e incolla per montare, per mettere solo le stronzate che dico. Allora il numero 1 più 2i, allora il numero 1 più 2i, diciamo, non so l'angolo, va bene, esatto, va bene? Però, forse lo posso anche sapere, ma diciamo, non è una cosa che mi interessa. Adesso vi spiego perché non interessa. Allora, il numero intanto sta in questo quadrante, va bene? E quando io moltiplico per 4 radice di 5, che come numero fa, diciamo, lo schifo, va bene? Non vuol dire, vuol dire solo che invece di essere in questa posizione sarà un po' più lontano, va bene? Perché 4 radice di 5 è più grande di 1, va bene? Quindi diciamo, questo è il numero, questo numero qua. Quando io farò la radice quarta, che cosa succederà? Succederà che, diciamo, la distanza all'origine si ridurrà perché dovrò fare la radice quarta di quel numero. All'argomento, dell'argomento di questo, che non sapevo, cosa succederà? Verrà diviso per 4. Vabbè, se prima l'angolo era questo, non so, sarà così. Va bene? Va bene, allora mettiamoci qui. Allora, quindi sarà questo. E poi quello che devo fare è completare il quadrato, va bene? Ok? Quindi questo sarebbe mio z0, questo z1, per ora non ho fatto nessun calcolo, va bene? Nessun calcolo. L'unica cosa che ho fatto era inquadrare questo numero, vedere in che quadrante sta, e poi, diciamo, fare un ragionamento senza sapere teta esplicitamente, tanto almeno per... Bene, adesso devo calcolare l'area, va bene? Allora, quindi questa qui sarà, diciamo, la distanza dall'origine, che è uguale per tutti quante, va bene? Ma quando devo calcolare l'area, va bene? Siccome adesso i problemi qui erano tutti sull'argomento, non so che argomento è, so che dovrò dividerlo per 4, però questo argomento non lo so calcolare esplicitamente, va bene?
viene un numero con i decimali se faccio la, se uso la calcolatrice, però in realtà non serve a niente. Quindi la difficoltà qual era stata? Che molte persone, avendo studiato, diciamo, come si calcola il centesimo e avendo riconosciuto l'esercizio come un calcolo di centesima, si è messa lì a calcolare questo modulo. Ma il modulo non c'entra niente. Perché? Perché se il modulo viene tolto, o viene tolto, o viene un altro numero ancora, l'area non cambia. Perché cosa succederà al quadrato se voi sbagliate il modulo? Va bene? Verrà ruotato, va bene? Quindi in realtà la posizione angolare dei punti non c'entra niente, non è una cosa che serve per il calcolo, perché se devo calcolare l'area l'unica cosa che mi serve, l'unica, è questa distanza qua. Come faccio a calcolare? Beh, diciamo, questa è metà diagonale, oppure se volete questa è ancora z0, se mi serve il lato, insomma, questo è un triangolo rettangolo, calcolo questo, eh? Questi sono uguali, sarà z0 per radice di 2. Z0 per radice di 2. Questo è, diciamo, il lato. Lato uguale z0 per radice di 2. Va bene? Quindi quello che devo calcolare a partire da quello che è stato spiegato non è l'angolo, ma solo il modulo bisogna calcolare. Perché una volta che hai il lato, per calcolare l'area basterà fare lato al quadrato. E quando farete lato al quadrato dovrò fare z0 al quadrato per 2. Bene? Bene, allora in tutto questo calcolo quello che conta è calcolare il modulo di queste radici, che è la parte più facile del calcolo. Va bene? Calcoliamo allora il modulo di z0. Allora, il modulo di z0, così come il modulo di tutti gli altri numeri, è semplicemente la radice quarta di questo numero, del modulo di questo numero. Devo fare la radice quarta di 4 radice di 5 per modulo 1 più 2. Vi ricordate prima la radice quarta del modulo del numero che sta qua. Quindi facciamo questo calcolo. Allora, 4 radice di 5 li lascio lì così come stanno, e poi 1 più 2i, devo fare il calcolo della radice del modulo. Allora devo fare 1 al quadrato più 2 al quadrato fa 5, quindi qui viene la radice di 5. Quindi vedete che la radice di 5, questa qui, è stata messa apposta per poter fare questa grande semplificazione. 4 per radice di 5, qui viene 20, radice quarta di 20, eh? Non occorre che impazzisci a calcolare la radice quarta di 20, ma magari mettilo qua dentro e poi vediamo un po' che cosa bisogna effettivamente calcolare. Quindi diciamo z0 è la radice quarta di 20, va bene, mettiamolo qui dentro, devo elevare ancora al quadrato, quindi mi viene solo la radice quadrata di 20 per 2, va bene, e questo è già il risultato. Poi se uno vede che 20 è 4 per 5, scriverà 4 per radice di 5. Però diciamo questo era la parte che mi interessava, va bene? Ok? E qui il problema era stato che molti si erano fissati sul calcolo dell'angolo, che era inutile, va bene? Ovviamente questo è successo per sbaglio, va bene, al primo esonero. Di questi problemi ce n'è stato uno ad ogni compito. Se non era l'area era il perimetro, va bene, e se non era un quadrato era un triangolo, se no è diventato un classico, diciamo. Però purtroppo c'è ancora, ci sono ancora persone che ci cascano, quindi ecco. Bisogna farlo finché non entra, diciamo. Allora, i conti della serva te li far spiegare dopo, bene? Radice di 5 come salta fuori, ragazzi, queste cose qua non devono distrarvi adesso. Quello lo mettete un bel punto di domanda, quello lo risolvete dopo. Adesso passiamo alle cose serie, bene? Non sono conti assurdi questi, va bene? Dovete cercare di distinguere quello che è il conto, bene, dal ragionamento.
È il ragionamento che conta, va bene? Però diciamo, i conti bisogna farli bene, quello senz'altro. Però ecco, mi interessa che adesso lavoriamo sul ragionamento. Altro esercizio. È dato questo insieme, va bene? Attenzione, qui cominciamo a mischiare roba nuova, cioè analisi 2 con i limiti. Attenzione. Allora, questo qui è un insieme, va bene? È un insieme di punti. Allora, uno, quello che dovrebbe aver capito oggi, è che quali sono le caratteristiche di questi punti che vengono determinate, a parte, diciamo, i calcoli per sapere esattamente dove sta uno, dove sta l'altro. È l'idea, va bene? L'idea è che quando fate le radici ennesime, un numero complesso, ottenete n punti, e questi n punti sono i vertici di un poligono regolare centrato in 0, se la formula è questa. Quindi questo qui è un set di punti, va bene? N è fissato, bisogna capire quanti punti sono, che cosa rappresentano, va bene? Allora, siccome qui la radice, diciamo, quello che sta cercando è la radice 2n di 4 alla n, sono 2n punti, qui, ci sono, qui dentro ci sono 2n punti. Bene, ecco, che cosa chiede di questi 2n punti? Allora, se 2n punti sono i vertici di un poligono regolare di 2n lati, Pn corrisponde al perimetro di questo poligono, va bene? Mi chiede il limite per n che tende all'infinito di questo poligono. Questo esercizio è stato cassato praticamente dal 90% delle persone, perché complessi, limiti, sono cose che non stanno benissimo. Allora, invece è un esercizio semplice, tra l'altro, che permette di guadagnare tempo sugli esercizi più di calcolo, dove effettivamente le difficoltà sono oggettive, devo fare dei conti e quelli devo fare, mentre invece qui basta fare un ragionamento che non è così assurdo. Allora, sono 2n punti, di un poligono, va bene? E questo poligono è un poligono regolare. Allora, non so voi, diciamo, che scuola avete fatto, ma penso che da qualche parte avrete sentito che quando avete una circonferenza e iscrivete dentro dei poligoni regolari, man mano quando aumenta, diciamo, il numero di lati, che cosa ottenete? La circonferenza, bravissimo. Ecco, quindi, questa cosa qua, che io non ho spiegato, vabbè, ma che fa parte della cultura generale matematica di chiunque, va bene, ha creato questo problema, va bene? Allora, quindi qui cosa dobbiamo fare? Individuare che qui bisognerà calcolare la circonferenza, va bene? Che cosa manca ancora per calcolare questa circonferenza? Il raggio. Cazzo, ma sento proprio... Scusate, faccio un po' di ironia, però veramente quando uno dà questi esercizi gli viene... fa arrabbiare, perché non vengono saltati a peppari, va bene? Perché se uno ci perdesse anche un minuto, forse qualcosa di intelligente la direbbe, io, diciamo, la premio questa cosa, va bene? Gli esercizi non vanno mai lasciati, bisogna comunque provarci, dire qualcosa, poi casomai varrà qualche punto, se certo non toglierò punti. Va bene, allora bisogna calcolare il raggio di questa circonferenza, quindi bisogna guardare che cosa? Ancora una volta la distanza dall'origine di queste radici ennesime. Va bene? Quindi cosa bisognerà fare? La radice 2n di 4 alla n. E questo ve lo lascio fare da soli, perché ci sono dei calcoli sotto tremendi. Va bene? Però diciamo, il ragionamento è questo, bisogna fare la radice... la radice 2n di 4 alla n, fate questo calcolo e poi calcolate la circonferenza del dritto. C'era questo, su alcune file c'era il perimetro, su altre c'era l'area, la difficoltà era ricordarsi le formule del perimetro dell'area. Vediamo altre cose che si possono fare con le radici ennesime. Allora, un'altra cosa che si può fare è ridiscutere la vecchia formula di risoluzione di un polinomio di secondo grado. Allora, attenzione, quello che abbiamo visto fino adesso sono
delle equazioni polinomiali molto particolari, cioè tutte cose del tipo z alla n uguale a un numero complesso, va bene? Questo certo è un polinomio di grado n, però un po' particolare, mancano tutti gli altri termini, va bene? Ecco, in generale appunto non esistono formule per ricavare tutte le radici di un polinomio n-esimo, va bene? Diciamo, ci sono delle formule, allora c'è la formula per z, per le soluzioni quando è un polinomio di secondo grado, che è meno b più o meno delta fratto 2a. Esistono delle formule complicate, state trovate in Rinascimento, per il polinomio di terzo grado, di quarto grado. Dal quinto grado in poi è stato dimostrato che non ci sono formule, va bene? Quindi è inutile anche stare a cercare. È un po', diciamo, come il problema della quadratura del cerchio, insomma, sono cose che sono state dimostrate come irrisolvibili e quindi, diciamo, non ci sono delle formule esatte che potete esprimere con somme, radici, divisioni, eccetera. Quindi come si fa? Beh, diciamo, se uno interessa un certo polinomio particolare, può darsi che quel polinomio lì abbia delle radici che sono facili da trovare, però in generale per un qualunque polinomio queste formule non ci stanno, quindi ci sono vari algoritmi numerici per approssimare queste formule. Ma vediamo un attimo a questa. Adesso, diciamo, mentre prima A, B e C erano numeri reali e l'incognita era un numero reale, adesso invece qui tutto può essere numero complesso. Quindi qui avete A, B, C appartenenti a numeri complessi, la formula continua a valere, e anzi, quello che è significativo è questa parte qui della formula, va bene? Allora, prima... quando uno faceva la radice quadrata ci metteva sto più o meno davanti, perché dice se delta è positivo le radici sono 2, va bene? Adesso in realtà le radici sono sempre 2, va bene? A parte il caso quando delta è uguale a 0, le radici sono sempre 2 e sono una opposta all'altra, vedete che c'è un segno cambiato. Questo anche torna col ragionamento dei poligoni che abbiamo fatto, perché il poligono poverino con solo 2 punti, va bene? Triangolo è un triangolo equilatero, ma il poligono fatto da 2 punti regolare vuol dire 2 punti che sono uno opposto all'altro, va bene? Perché devono dividere, diciamo, l'angolo giro in due parti uguali e quindi sono uno opposto all'altro. Quindi questo più o meno radice quadrata significa i due punti che ottenete calcolando le radici quadrate del numero complesso delta. Qui non c'è più la distinzione delta maggiore di 0, minore di 0. Anche perché, questa è una cosa importante, per i numeri complessi non ha senso dire maggiore di 0, minore di 0. Quindi quando uno scrive che i, non so, i è maggiore di 0, dice una bestialità, perché sui numeri complessi non è definita una relazione d'ordine, non si può dire che un numero è più grande di un altro. Questo vuol dire che non si possono fare disuguaglianze con i numeri complessi, e questo è un po', diciamo, un sollievo, però esistono disuguaglianze che contengono i numeri complessi, quindi il sollievo scompare, perché basta, diciamo, posso se questa disuguaglianza qui non ha senso, va bene, basta metterci, non so, un modulo e poi qui metterci, non so, parte reale di z più 1 e la disuguaglianza diventa buona, va bene, perché è sui numeri complessi, però i numeri complessi vengono prima trasformati in qualche modo in un numero reale. Vedremo qualche esercizietto anche su queste cose. Ma adesso torniamo un attimo a questo e facciamo un esempio di calcolo di utilizzo di quella formula. E ovviamente prendiamo qui i conti che ho già fatto una volta. Allora, z quadro meno 4z più 4 meno 1/2 i uguale a sì. Allora, questa è un'equazione da risolvere su z, va bene? Ed è un'equazione di secondo grado, va bene? Ecco, mi raccomando, adesso nell'esempio i termini sono tutti da una parte, ma se vi metto 1/2 i dall'altra parte, vi pregherei di portarvelo voi dall'altra parte, va bene? Non prendete questa come equazione uguagliata a 1/2 i, poi non si sa bene che cosa voglio dire. Ma comunque, diciamo, l'equazione qui, il termine c, ecco, questa magari è la cosa interessante, il termine c è tutto questo termine qui, va bene? E
il termine A è quello che moltiplica z quadro, cioè 1, e il termine B è meno 4. Va bene? Allora, se vogliamo applicare la formula, poi vedremo che in realtà questa cosa di portare un mezzo i dall'altra parte in realtà può essere utile, però diciamo nel momento in cui volete identificare una polinomio di secondo grado, mi raccomando, tutto questo è il coefficiente C. Allora, calcoliamo intanto il delta. Allora, il delta è dato da B quadro, scriviamolo, che ormai... Allora, B quadro, quindi meno 4 al quadrato, meno 4 per 1 per C, che è 4 meno un mezzo I. E allora, quando uno fa questo calcolo, qua viene 16 meno 16 che va via, e quindi viene meno 4 per meno un mezzo, quindi viene 2I. Bene? Adesso c'è quello che chiede a fianco come ha fatto. È un conto, va bene? Sono forse un po' più veloce di voi a fare i conti, però fidatevi, va bene? E casomai queste cose qui ve le mettete a posto dopo. Allora, quindi il numero viene 2i. Ecco, non ha senso chiedersi se il delta è maggiore di 0, anche perché qui è venuto un numero complesso fuori. Qualunque numero complesso viene fuori, voi potete calcolare le radici quadrate. Se questo numero viene 0, le radici quadrate sono solo 0. Perché? Perché diciamo è un po' come tutti i punti, tutti i poligoni fossero concentrati in 0, va bene? Accade tutto lì, va bene? Quindi la radice quadrata di 0 è 0, va bene? Contato due volte. Qui invece avete un numero diverso da 0, quindi le radici quadrate sono 2, va bene? Due distinte. Allora, come si fa a calcolare le radici quadrate? Facciamo col metodo che abbiamo visto. Allora, questo sarebbe radice di 2, poi cosa bisognerebbe fare per convertirlo? Bisognerebbe fare il coseno in pieghe coquarti, che è 1 su radice di 2, più i volte il seno di pieghe coquarti, che è ancora radice di 2. E quindi quando uno fa il prodotto viene 1 più i, va bene? 1 più i. Ecco, magari diciamo, controlliamo un po' se va bene. Allora, questo è 1i, questo è 1 più i. Vedete, qui è un angolo di 45 gradi. È vero che se faccio il quadrato ottengo 2i? Allora, se faccio il quadrato sicuramente andrò a finire qui sopra. Bene, perché se questo è di 45 gradi, quando faccio il quadrato devo moltiplicare per 2 l'angolo, arriverò a pi greco meno. E poi il modulo è veramente 2? Sì, perché il modulo di questo è radice di 2. E quando faccio il quadrato otterrò 2. Va bene, quindi 1 più i è una delle soluzioni e l'opposto è l'altra radice. Quindi, allora, vediamo un attimo qua, quindi qua adesso dobbiamo scrivere meno b, allora meno b è questo, quindi più 4. Poi c'è il più meno, e qua ci mettete una delle soluzioni che abbiamo trovato, 1 più i. Quindi questo più meno, tutto questo simbolo qua vuol dire estrai le radici quadrate del numero che trovate qua. Sto più o meno che sta davanti serve a ricordarvi che è uno opposto all'altro, va bene? Quindi scrivete questo, diviso 2a, quindi diviso 2, e quindi vi viene, diciamo due numeri, quindi vi viene 5 più 4i mezzi, e poi l'altro invece è 3 meno i mezzi. Controlliamo anche qui. Ok? Perché 4i? Perché ho sbagliato, quindi era più i, no? Bene? Ok? Quindi queste sono le due soluzioni. Bene, sono le due soluzioni di questo vediamo come si poteva fare in un'altra maniera. Qui per esempio è z meno 2 al quadrato. Allora, l'altro termine potete pensare di portarlo all'altra parte, quindi qui trovate un mezzo i, e quindi quello che dovete risolvere è questa equazione qui, E quindi questa cosa vuol dire? Allora, vediamo un po'. Se la formula adesso è scritta in questo modo, questa non occorre neanche. Perché cosa bisogna fare? Allora, bisogna prima trovare dei numeri che elevati al quadrato diano un mezzo i. Quindi prima troverò le radici quadrate di un mezzo i, che saranno due numeri. E poi cosa basterà? Quindi qua
potete scrivere più o meno radice di un mezzo i, mi raccomando, questo simbolo qui va sempre interpretato come cerca le radici quadrate complesse del numero contenente qui e poi portate il 2 dall'altra parte, quindi otterrete 2 più o meno radice di 1 mezzo. Basta ancora fare questo calcolo, noi prima l'abbiamo fatto per 2i, adesso bisogna farlo per i mezzi, quindi insomma più o meno è la stessa cosa. Va bene, trovate esattamente... troverete di nuovo queste due soluzioni, va bene? Vi ricordo che quando avete due soluzioni, diciamo questo qui, se questo fosse quello dei frattali, non infrattare ma frattali. Qui continuiamo, diciamo, con l'idea che uno, oltre a diciamo così, informarsi su cosa sono i numeri complessi, diciamo, mettiamo un po' apposta anche la cultura generale scientifica che uno dovrebbe avere. Allora, che cosa è necessario per fare qualche disegnino di questo tipo che sicuramente tutti voi avrete visto in giro? Allora, in particolare c'è un insieme che viene bene a disegnarlo col computer, ovviamente, ed è l'insieme di Mandelbrot. Ce la fate a leggere 10 minuti? Allora, questa è una cosa degli anni 70, va bene? Io vi ho sempre raccontato matematica che ha a che fare con il 700, l'800, qualcosa del 900 forse varrebbe la pena sapere che esiste. Allora, questo insieme, adesso ovviamente essendo un frattale è un po' difficile da disegnare la lavagna, però vi disegno almeno la forma, che è la seguente. Allora, innanzitutto sta in un, dovete pensare al piano complesso, una certa zona del piano complesso. Diciamo che qui le coordinate è un quadrato, va bene? Qui la coordinata qui è 2, 2 e qui la coordinata è meno 2, meno 2. Quindi è un quadrato di lato 4, e qui in mezzo ci mettiamo l'origine, va bene? Allora, questo è l'asse reale. Allora, questo frattale è fatto così. Dunque, la parola frattale, diciamo, ha a che fare con insiemi che ha una struttura autosimilare. Cioè, se voi... diciamo, come potete fare con una presentazione del computer, zoomate in una certa zona, trovate una struttura che è simile alla, diciamo, alla forma complessiva dell'oggetto. Quindi anche se voi andate in dettaglio, trovate sempre la stessa struttura ripetuta infinite volte, va bene? Allora, la struttura è più o meno la seguente. Allora, qui c'è un cardioide. Cardioide, non avete mai visto un cardioide? Sì, cardioide. Allora, chi ha visto un cardioide? No, allora, non è che il battutone sta arrivando, ma allora, avete mai bevuto una tazza di tè? Allora, avete mai guardato dentro la tazza? Guardate, è importante quando bevete guardare cosa c'è dentro. Questo è un consiglio che va al di là della matematica. Ma se prendete il tè verso le 5, quindi state in una stanza illuminata con lampada artificiale e avete sta roba scura, va bene? Che è il tè. Diciamo, all'interno i raggi, riflettendosi sulle pareti della tazza, vi faranno vedere una curva che assomiglia a questa, va bene? Chi non ci ha mai provato, ci prova. Prima di intingere il biscottino... Allora dai, sono perso 3 minuti. Allora, poi qui c'è un altro dischetto, poi qui la situazione si fa più complicata, quindi faccio così. Qui ci sono altri bozzetti,